Le lenti un tempo si progettavano sulla carta, diciamo così. Oggi ovviamente si progettano esclusivamente a computer, a monitor. Inizia il processo di produzione della lente con il bloccaggio, dove la lente viene bloccata appunto su dei supporti appositi che servono a far ricevere la lente in produzione, sulle macchine utensili di produzione. Queste macchine sono dei generatori di superficie, generatori di curva, ossia trasformano lo sbozzo semifinito, ossia la materia prima, in prodotto praticamente quasi finito. Spessori, curve, geometrie, dimensioni. Il tutto avviene in un unico ciclo di lavorazione, ovviamente completamente gestito in modo automatico. Allora, la fase successiva di lavorazione alla generazione della superficie della lente è la lucidatura della lente. Tutto verrà a ciclo chiuso all'interno di questo mandrino. Il risultato finale è la lente finita, da avviare al processo di collaudo. Stiamo vedendo una macchina laccatrice, è un impianto completamente automatizzato e robotizzato. La lente viene integrata con uno strato di indurimento. Questo è un impianto per la stesura dell'antiriflesso sulle lenti che hanno già subito il processo di indurimento. Abbiamo delle strumentazioni, delle definizioni abbastanza accattivanti, come il cannone ionico, il cannone elettronico, che in realtà non è altro che un crogiolo elettrico dove i materiali che comporranno i diversi strati di trattamento antiriflesso verranno fusi ed evaporati sulle lenti che saranno poste su questa giostra, così denominata in termine tecnico, dove appoggiano le calotte che sostengono le lenti. Il processo di montaggio avviene con l'ausilio di queste attrezzature, ossia molatrici automatiche e dimatori o centratori che rilevano la forma delle montature. La macchina andrà a posizionare la lente in funzione della dimensione della montatura, della forma della montatura sulla quale dovrà essere sagomata ed installata.